Mi chiamo Emiliano Ciotti, sono il presidente dell'Associazione Nazionale Vittime delle Macchinate. Vorrei fare intanto dei ringraziamenti a Patrizia e agli organizzatori per quanto riguarda questo evento. Poi vi vorrei chiedere scusa perché sono una persona abbastanza che va al dunque, non sono una persona che contorna le parole in maniera molto diplomatica. Allora, nel 1944 le truppe, i sfondano la linea di Gustav e entrano nei paesi limitrofi, tra cui un paesino nella provincia di Latina che si chiama Rocca Gorga. In strada incontrano un ragazzino di 14 anni che brevemente lo prendono, lo violentano e lo uccidono. Questo ragazzino è mio zio. Per anni in famiglia ho sempre sentito parlare di queste marocchinate, ma sinceramente pensavo che fu come una conseguenza della guerra, come una prassi consueta di tutte le guerre. Con gli anni, mano a mano che sono diventato più grande, mi sono informato della questione e abbiamo fondato l'associazione proprio per studiare in modo più approfondito questo tipo di violenza. Ricordo che sia politicamente, con le varie riunioni che si sono fatte, si è sempre cercato di denigrare un attimino quello che fu fatto dai comuni. L'unica nel 1952 che furono dati dei numeri, circa 60.000 storie, abbiamo preso gli archivi girati con altre persone dell'associazione, eccetera, abbiamo scoperto che l'associazione, abbiamo scoperto, si sapeva perlomeno, ma la maggior parte delle persone faceva finta di niente, che le marocchinate comunque sono iniziate con lo sbarco dei comuni in Sicilia, dico logicamente per una questione un po' omertosa dei siciliani. Si è sempre tenuto un po' all'oscuro di tutti e è finito alle porte, e questa violenza è finita alle porte di Firenze. Noi abbiamo stimato che in tutta Italia, con numeri alla mano, che ci furono un minimo, una stima molto a ribasso, di 60.000 donne violentate con uomini e bambini, ma la cosa che ci ha fatto rabbrividire sono gli atti di violenza che furono fatti nei confronti delle donne. Atti di violenza inteso, come diceva pure il professore prima, che i commie non è che violentavano un rapporto 1-1, ma violentavano un rapporto di gruppo, da un minimo di 3 a una media di 10-15, ma abbiamo trovato pure testimonianze di violenza di 100, 200 e 300 persone, che poi ovviamente le donne violentate sono state uccise. Durante le ricerche storiche abbiamo scoperto dei fatti molto raccapriccianti, nel comune di Siena, mentre i commie violentavano una mamma, infastiditi da un bambino di 8 mesi, l'hanno preso e l'hanno buttato dalla finestra. Donne e bambine che si sono automaticamente buttate pure loro dalla finestra per non farsi violentare. Impalamenti, cosa che poche persone fanno, eviscerazioni. Un esempio che ci è capitato nel comune di Formia, una donna di 20 anni legata a un albero è stata violentata da 12 commie e poi alla fine dei loro atti libidinosi l'hanno presa e l'hanno sventrata. Ogni volta che troviamo una testimonianza del genere, viene quasi voglia di piangere. L'associazione nasce con tantissime difficoltà, perché anche se la nostra associazione, ripeto, è un'associazione. Se anche la nostra associazione è apolitica, purtroppo ci siamo andati a scontrare tante volte con delle situazioni politiche non molto piacevoli. Ricordo che ci hanno dato un'associazione revisionista, ce l'hanno dette tantissime, tantissime, perché vedono la nostra associazione come un qualcosa che va magari a rimuovere una cosa storica che deve essere lasciata lì, non deve essere toccata. Stiamo proponendo delle mozioni nei vari comuni e là alcune forze politiche, non so per quale motivo, votano contro, mentre altre votano, forse per questioni a loro convenienti, ci votano queste mozioni. Le mozioni nostre sono semplici, cioè ricordare queste donne violentate. Il Comune di Roma qualche mese fa ci ha intitolato un parco a Roma. Mentre incontro difficoltà sui comuni dove sono stati colpiti, dove ci sono state queste violenze. Non vi nascondo la mia perplessità su alcune situazioni che abbiamo riscontrato mano a mano che andavamo avanti con l'associazione.
Intanto tengo a sottolineare una cosa, tante volte nelle discussioni con le persone, anche stasera si è detto, mi dispiace dirlo, ma non concepisco questa cosa, ma l'hanno fatto pure gli italiani. Allora io questa frase è denigratoria nei confronti degli italiani stessi, perché innanzitutto bisogna dimostrarlo storicamente, anche se ci sono dei casi singoli, ci sono delle violenze delle donne che l'hanno fatto pure gli italiani, le violenze che hanno fatto. Ma sta scherzando lei? Ci sono dei casi, senta, allora ci sono dei casi, non ho detto questo, ci sono dei casi. In Albania hanno violentato 60.000 donne. Dove sta scritto? Mi dica il libro dove è una gara. Senta, allora io sto dicendo. Allora se dobbiamo fare un dibattito lo facciamo. Allora quello che hanno. Ma vogliamo fare un dibattito? Allora, quello che hanno fatto gli italiani non è paragonabile a quello che hanno fatto i bambini. Ogni qualvolta che andiamo a affrontare una cosa lo hanno fatto gli italiani, ma questo è come se fosse una scusante nei confronti di chi ha fatto la violenza nei confronti degli italiani. E mi dà personalmente, io chiedo scusa, mi sento offeso perché anche l'altro giorno, ma questo non solo storicamente, anche l'altro giorno in televisione, quella ragazza che è stata violentata dai quattro amici, sì, ma ha accettato il passaggio da quei quattro, è come dire che il passaggio ha autorizzato questo tipo di violenza. Questo è il discorso che volevo fare. Non metti in dubbio che gli italiani l'hanno fatto, ma carità, e devono essere condannati e condannati. Non è questo il punto, siamo qui per discutere. Sì, io sto spiegando al signore. Per ricostruire quello che è successo, non possiamo fare una gara chi ha fatto peggio e chi ha fatto più. Non è proprio, siamo proprio fuori strada. Allora, l'ho detto subito all'inizio e ci tenevo, non vorrei che questa cosa venisse strumentalizzata. Siamo qui per discutere di un argomento ben preciso. Le persone che sono a questo tavolo, uno ha credo qualcosa da dire, uno corretto e anche costruttivo. Quindi vorrei che per cortesia c'è qualcuno delle persone appunto sedute qui si attenesse a quelle che sono le cose di cui avevamo parlato. Per favore, le lasciamo fare. Posso continuare? A rompere questo fantasma antico, non riusciamo ad andare avanti con un tipo di violenza. Noi abbiamo incontrato queste donne e devo dire che, a parte la donna stessa che non ha mai ammesso, ma c'è stata anche l'umertà dalla parte della famiglia che ha in qualche modo cercato di chiudere, di diminuire il fatto, sì, ma non ne parliamo perché ormai sono passati tanti anni. Qualche tempo fa ci ha chiamato anche TV France per cercare delle donne per fare delle interviste, per fare un reportage sulla questione delle marocchinate, perché abbiamo scoperto che anche la Francia adesso vuole approfondire la questione, però ci chiedevano una donna che questo poi racconterà la Paola Sabetta, che una donna che ha subito la violenza, un'intervista a una donna che ha subito la violenza. Purtroppo nessuna è riuscita, anche se conosciamo qualcuna, è riuscita a fare questa intervista per i problemi detti prima.
con il professore Antonio Riccio, direttore del museo di Ausonia qua, qua vicino, stiamo facendo anche delle iniziative, un reading della memoria, ossia stiamo raccogliendo le testimonianze, quelle poche testimonianze che oggi sono rimaste delle donne o per, addirittura quelle scritte, e di fare un reading, cioè ossia con delle persone che raccontano la storia sia orale che scritta in questo museo. Però pure là ci sono le difficoltà, note acuti, cioè le amministrazioni magari non sono interessate, magari è una cosa successa da, come dicevo prima, tanti anni fa, quindi o magari perché non riusciamo a trovare le persone che riescono a raccontarci la loro storia. Stiamo lavorando, è molto difficile, ma stiamo andando avanti. Grazie. Allora, adesso vorrei invece parlare un po' con l'avvocato Sabetta, che a quanto pare ha parlato direttamente di casi di alcune donne in Bolivia. Allora, ci dice un po', innanzitutto, come è andata, come stiamo dal punto di vista giuridico, se ha avuto un indennizzo, come è andata, insomma. Buonasera alle signore e signori presenti, e ringrazio Patrizia, la professoressa Patrizia, che mi ha invitato questa sera, e tutti gli altri organizzatori. Per quanto mi riguarda, io mi sento particolarmente coinvolto, sia perché mi chiamo Sabetta e quindi ho un cognome di San Giovanni in Carico, ma sono nato a Raseno, che ha visto parecchie donne violentate e quindi ho, diciamo, visto da vicino questo aspetto. Per quanto riguarda brevemente l'excursus legale, posso dire che dopo la guerra lo Stato ha risarcito alcune donne, anzi parecchie donne, le quali facevano la domanda al Ministero del Tesoro e venivano pagate dall'intendenza, dall'ex intendenza di finanza, con una somma che si aggirava dalle 70-80 mila lire fino a un massimo di 150-160, dipendeva dalla gravità della patologia, dipendeva dalla giovane età della signora e da altre cose. C'era il medico che faceva il certificato che testimoniava la violenza e lo Stato dava questa cifra. E quindi poi che è successo? Che la cosa si è fermata là. Al di là di qualche signora che negli anni 60 e 70 ha ottenuto una pensione, sia pure per brevi periodi, la cosa è finita là. Mi dicono, io non sono molto giovane perché ero molto vecchio, che la somma poteva corrispondere all'epoca al prezzo di una mucca, questo mi è stato detto, non lo so se è vero. Dopodiché, appunto, di danni non se ne parla più, né lo Stato ha dato il danno morale, come parlava anche prima il professore, il danno morale non se ne parla. Alla fine degli anni 80 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il testo unico delle leggi di guerra e quindi da questa incostituzionalità si poteva parlare di riaprire la questione per avere il danno morale. A quel punto si sono svegliati patronati, sindacati, anche me hanno coinvolto anche me, e abbiamo cominciato a fare le domande al Ministero del Tesoro di Casilina di Roma per ottenere il danno morale. Dice, come uno faceva a dimostrare che era stato violentato dopo tutti questi anni? Bastava andare all'intendenza di finanza, cosa che io ho fatto con la delega da parte di queste signore, e lì c'era un impiegato con cui poi ho fatto una amicizia, il quale mi rilasciava un certificato, un attestato dove c'era scritto sul capitolo numero 10 alla signora Rossi Maria è stata pagata la somma di lire 80.000, 100.000, 120.000 a titolo di violenza carnale subita dalle truppe marocchine nell'ultimo conflitto mondiale. Certificati ce l'ho quanti che volete a casa dell'ex intendenza di finanza. Che è successo? Che però diciamo che la maggior parte di queste domande non sono andate in porto, i ricorsi alla Corte dei Conti sono quasi tutti stati rigettati, perché la Corte dei Conti sosteneva che la domanda fosse, questa nuova domanda per il danno morale fosse tanto.
signora di Pasquera ha ottenuto, almeno dietro il mio ricorso, ragione, però questa signora la domanda non l'aveva fatta negli anni 90 come tutte le altre che io conoscevo, ma l'aveva fatta negli anni 70 e aveva chiesto poi l'aggravamento e quindi la Corte dei Conti, quando uscì la sentenza, gli riconobbe anche il danno morale. La cosa è andata a finire su tutti i giornali, ho portato anche delle fotocopie, e televisione, la RAI ha fatto un'intervista, abbiamo fatto una trasmissione a RAI 2 e quindi la cosa ha avuto molto, molto, molta pubblicità, cioè, facendo sempre riferimento al film di Sofia Loren. E da lì poi tutte le altre, gli altri ricorsi sono stati rigettati. L'ultima novità in questa materia è che è uscita una sentenza nel 2008, mi sembra, se non vado errato, che dice che invece coloro che hanno avuto una piccola pensione negli anni 50-60 possono ottenere il danno morale. Però ormai le signore purtroppo sono andate in cielo e quindi soldi, tranne alcune eccezioni, ripeto perché non ho fatto solo io ricorsi ma anche dei colleghi, le domande, evidentemente lo Stato non voleva spendere i soldi per queste signore. E posso aggiungere che ci sono stati alcuni progetti di legge, e con questo io me la prendo col Parlamento, che sono rimasti inevasi, progetti di legge che prevedevano appunto una pensioncina per queste signore che avessero prodotto una testimonianza di un ente pubblico da cui risultasse la violenza subita. Ma tutti i progetti di legge presentati anche da onorevoli senatori locali, cioè dalla provincia di Frosinone, sono rimaste terra bruciata, cioè non sono state approvate dal Parlamento. E niente, confermo quello che diceva Ciotti prima, cioè che la Francia ha dichiarato che non deve nulla all'Italia in quanto ha compensato dopo la guerra, diceva tu devi da me, io devo da te, stavo pace e quindi non te devo da niente. Non se n'è mai occupata di questo argomento, tranne un anno e mezzo fa che mi ha telefonato un giornalista di France 2 che voleva fare una trasmissione. Ho organizzato fotocopie, ho chiamato lui, ho chiamato anche altri scrittori che hanno fatto queste cose qua, ma loro per fare la trasmissione volevano per forza intervistare una signora violentata. Non siamo riusciti a trovarne una e quindi la trasmissione non si è fatta. Quindi adesso potrei chiedere, ma la signora appunto questi anni erano vestiti a parlare di questa cosa, c'è stato lei che è andato a cercare queste no, cose? Quando l'hanno pagata, cioè la testimonianza, io come faccio se non ho una pezza d'appoggio?
No, ma io all'epoca non ho fatto nessuna domanda perché mi sono...